Ma buon salve a tutti! Oggi ritorniamo a parlare del passato, della nostra infanzia, degli anni 2000 e questa volta con una top 10 dei cartoni animati della Kinder e Ferrero. Una cosa veramente di cui ho voluto sempre parlare, ma non ho mai trovato il modo giusto, ecco, di parlarne. E oggi, con questa top 10, la mia top 10, precisiamo, è molto personale questa. Penso che alcune posizioni potrebbero, ecco, essere in comune con qualcun altro. Spero di essere riuscito con questa top 10, ma prima di tutto vi ricordo di lasciare un bellissimo like, di iscriversi al canale e di seguirmi su tutti i social. E scrivetemi anche voi nei commenti la vostra top 10. Bene, direi di iniziare con il numero 10. Al decimo posto abbiamo gli Scatenini. Penso sia scontato il motivo. Ma iniziamo prima ad illustrare i personaggi. Abbiamo Aureus, Nisia, Corri, Strito, Idrì, Breco, Troti, Everè, Bigop. Ho deciso di mettere questo cartone animato al decimo posto perché è semplice. Il fatto che era il primo cartone animato in 3D, completamente in 3D, sperimentale, ecco, chiamiamolo così, non è stato, ecco, granché a livello grafico rispetto agli altri cartoni che comunque avevano qualcosa di già visto e qualcosa che sapevi già che era un'opera buona, un'opera fatta bene. Poi invece hanno un po' peccato, ecco, devo essere sincero, hanno un po' fatto una cazzata. Poi la storia è la classica storia, però con questi disegni rende ancora di meno, non ti dà proprio quelle emozioni che ti davano tutti gli altri cartoni che avevano fatto fino allora. Questo è più o meno quello che penso di questo meraviglioso cartone, meravigliosa opera d'arte. Forse qualche canzone si può salvare, che potrebbe dare qualcosina in più a questo cartone, ma del resto, ultimo posto se lo merita. Numero 9, abbiamo la palla Strike. Siccome non ho mai avuto DVD e videogioco, questo è stato l'unico di cui non sono riuscito a collezionare, me lo sono rivisto molto tardi. E abbiamo Yara, Mike, Letz, Vocion o Vocion, adesso non so più o meno le pronunce, Grack, Nemesis, Melvo, Titimpi, Yammo, Pepù, Casquet e Tuono. L'unico con un nome normale forse è Tuono e Yara e Mike. Del resto tutti nomi strani. Perché ho deciso di mettere questo cartone al nono posto. Perché? Perché, oddio, allora, la storia non è malissimo, devo essere sincero. È una storia molto basic, classica storia di ragazzi che si ritrovano poi catapultati, ecco, nel mondo della palla Strike sull'isola di Pasqua. Sembra strano come questa volta abbiano deciso di scegliere un posto reale come l'isola di Pasqua. E mi è piaciuto anche sto fatto che, vabbè, come sempre c'è la squadra dei buoni e la squadra dei cattivi, però che questa volta non combattono tra loro, ma competono, ecco, per uno sport come la palla Strike. Devo dire che è bello come cartone, però non dà quelle emozioni che hanno dato tutti gli altri cartoni, ecco. Volevano fare una storia un po' più tranquilla, sempre non lasciando da parte la base dei cartoni Kinder, ovvero la sfida tra i buoni e i cattivi e appunto questi ragazzi che si trovano poi catapultati in un mondo o in un luogo, ecco, strano. Non so perché i protagonisti devono essere sempre catapultati in qualcosa di strano, qualcosa di particolare. Come ho detto, l'ho recuperato troppo tardi, quindi non sono riuscito a cogliere, ecco, a tenermelo troppo poco dentro di me. Numero 8, all'ottavo posto abbiamo i Magotti. E chi sono questi Magotti? Vanvar, Tetè, Zullo, Sciol, Coccante, Cabalone, Nero senza nome, ok, un po' di razzismo ce l'abbiamo anche qui, Noga, Pisco, Deta, Liva, Babamas. Avete notato qualcosa di strano in questi personaggi? Qualcosa di tematico? Bene sì, il cattivo è Nero senza nome, guarda caso con un colore che non è un colore, ecco, è assenza di colori. E tutti gli altri invece, tutti gli altri Magotti, buoni, simpatici, sono colorati. Un applauso alla Kinder.
Questo è razzismo puro, perché l'ho messo all'ottavo posto. Perché, essendo ovviamente primo cartone della Kinder, ovviamente non ti puoi aspettare qualità elevatissima. E seconda cosa, mi aspettavo, ecco, quando l'ho rivisto, perché me lo sono dovuto anche questo recuperare molto tardi, mi aspettavo un qualcosa di simile, che ne so, Magicanti o anche, che ne so, simile Roteo. Però, appunto, essendo il primo cartone, non potevo aspettarmi, ecco, qualità elevatissime. La storia non è male, è sempre quella classica storia che i buoni vincono con il potere dell'amicizia. Vabbè, la Kinder vuole un po' scopiazzare la Disney con il fatto che i buoni vincono sui cattivi. Quindi, se lo merita, secondo me, con tutto il cuore, l'ottava posizione. Al settimo posto abbiamo i Roteo. Beh, ovviamente penso devono essere il cartone successivo ai Magotti, non voglio di una cazzata. Ma chi abbiamo? Ima, Katà, Tia, Capoe, Chica, Girù, Socrass, Tuti, Potto, Berta, Li, Portavo, Malachen, Antagos. Creda, si percepisce che Antagos e Malachen sono i cattivi. Poi non capisco perché ce ne sono due questa volta, ma ok. Ah, dimenticavo una cosa che non manca quasi mai in cartoni della Kinder: l'aiutante del cattivo. Questo non manca mai. Allora, ho deciso di mettere questo cartone al settimo posto perché, allora, la storia non è male. Storia e animazione, per dire, il prodotto in sé non è male. La canzone finale, molto bella, con una delle voci che ci accompagna per tutta l'infanzia, perché non ha fatto solo alcune canzoni di alcuni cartoni della Kinder, ma ha fatto canzoni di altri cartoni, tra cui le Winx, ed è una delle voci che ricorderemo sempre nel nostro cuore, devo essere sincero. Quindi, per il fatto che si iniziava, ecco, ad entrare in quel mood dove ti doveva entrare proprio dentro il cuore il cartone, ti doveva rimanere proprio per tutta la vita, te lo dovevi ricordare, ti dovevi emozionare ogni volta che dovevi riguardarlo. Secondo me il settimo posto se lo merita perché iniziava ad entrare, ecco, in quella strada che poi hanno susseguito tutti, o dico quasi tutti, i cartoni della Kinder. Sesto posto abbiamo niente poco di meno che i Lampaclima. Chi abbiamo qui? Bine, Palli, Rapaki, Cla Cla, Ricky, Fuscus, Musonio, Pato, Isi, Ziba, Frizzi e Scilla. Allora, perché l'ho inserito al sesto posto? Perché, allora, cartone, ok, carino, tutto quanto. Però l'ho così visto, stravisto così tante volte che una certa ha perso quella magia, ecco. Non era più quel cartone che avevo visto la primissima volta. Posso dire che ha qualcosa in meno rispetto agli altri cartoni, devo essere sincero. Ma aspettavo un qualcosina in più, visto che appunto gli altri cartoni mi avevano colpito, emozionato, tenuto incollato allo schermo. Anche questo sì, ti tiene incollato allo schermo, però quelle canzoni, quella storia che rivedendolo centinaia di volte ti passa la voglia anche di guardarlo e lo scarti a priori. Per me il sesto posto se lo merita comunque. Non è, ecco, un prodotto alla qualità degli scatenini, ecco, diciamo così. Numero 5. Chi abbiamo al quinto posto? Al quinto posto abbiamo un cartone che ha una delle canzoni forse più belle di tutti i cartoni della Kinder. Però, per il fatto appunto della durata, della storia che potevano, ecco, un po' arricchirla, secondo me il quinto posto se lo merita. E stiamo parlando dei Lunes. Zidora, Tika, Assalemme, Tobe, Hota, Tupa, Ashi, Zufi, Shama, Baham, Hell, Immoral, XX. Che bei nomi, signori. Che potevo scrivere anche io scrivendo lettere a caso sulla mia tastiera. E come ho già detto, l'ho inserito in questa posizione perché canzone bellissima, una delle canzoni più belle. Che cosa fa la luna? Quando l'ho sentito la prima volta mi stavo quasi emozionando già all'inizio. Azzeccatissima, secondo me, come introduzione. Forse credo sia stato l'ultimo cartone che non aveva un outro con una canzone finale, ecco. Ma aveva il classico spot, rendeva un po' poco, ecco, non ti dava la botta finale. Devo dire anche questo recuperato nell'ultimo periodo perché non ho mai avuto una VHS di questo cartone, però mi ha fatto
piacere recuperarmelo. Devo dire che non è male, sinceramente, per meritarsi il quinto posto non è male, è un bellissimo cartone, devo precisare. La storia, dai, non è malvagia questa storia che volevano raccontare, anche se come sempre sappiamo già come va a finire, che si vince col potere dell'amicizia. Numero 4, gli Smile and Go, un altro cartone bellissimo a mio parere, devo essere sincero. Mi ricordo una volta che lo vidi che mi colpì una canzone, mi colpì letteralmente, perché parlava appunto, come sempre, dell'amicizia, però lo avevano cantato in un modo che ti colpiva dentro il cuore, devo essere sincero. E chi abbiamo qui? Abbiamo Jamus, Puffete, che verrà utilizzato due volte, non si sa perché, Nanna, Ninno, Smilz, Meganò, Nebed, Shangri, Yours, Nadai, Norves, Cilli. Bene, questa volta volevano anche risparmiare sulla fantasia, perché tra i buoni e cattivi, guarda caso, hanno riutilizzato, ecco, hanno sfruttato il nome del buono per trasformarlo nel nome del cattivo, tipo Nanna, Ninno, cioè proprio una fantasia, mamma mia, elevata. E devo dire, questo cartone è bellissimo. Questo è uno dei cartoni un po' più lunghi, ecco, rispetto agli altri. Gli altri duravano tipo 30 minuti. Questo, se non erro, durava su una cinquantina di minuti. Quindi avevano aggiunto quei 20 minuti in più che arricchivano la storia. E in questo cartone, se non erro, c'è anche la possibilità di guardare gli schizzi, i disegni, la sceneggiatura, ecco, tutto, diciamo, la struttura del cartone animato. E questa cosa mi è piaciuto anche. Devo dire che secondo me la quarta posizione se lo merita tantissimo. Io lo riguarderei più e più volte, giuro, lo riguarderei. Mi dà in mano 10 DVD della Kinder. Questo è uno di quelli che me lo rivedo sicuramente. Ma arriviamo alla top 3. La top 3 sono i cartoni proprio che mi sono rimasti a cuore. Anzi, forse anche la quarta mi è rimasto troppo a cuore. Però c'è un qualcosa che fa capire che mi è rimasto letteralmente a cuore di questi tre. Terzo posto. Al terzo posto abbiamo i Magicanti. Ebbene sì, Felisa, Rubio, Flamba, Lepo, Ciba, Tragotto, Badabè, Plap, Gufo Trufo, Stizza, Benny, Gemma, Zabù e Iki. Perché sono stati inseriti al terzo posto? Allora, la storia, ok, cartone animato di 30 minuti, è la classica storia dei classici cartoni animati Kinder. Il buono che sconfigge il cattivo, la divisione tra buoni e cattivi, quindi niente di che. Non abbiamo niente di nuovo, però c'è quella maledetta canzone finale, porca miseria, che descrive i personaggi, che l'hanno fatto in un modo che io automaticamente piango. Non mi chiedete come, proprio il mio cervello che automaticamente dice toh, lacrime uscite. Talmente automatico sta cosa che ogni volta che sento anche solo la base di questa canzone viene automatico il pianto. Non lo so perché, talmente mi è rimasto a cuore. Mi ricorda il mio primissimo cartone Kinder, perché questa è stata la primissima VHS che ho ricevuto, da dove è nato, ecco, tutta la magia dei cartoni animati Kinder, dove è nata la mia voglia di collezionare di questi maledetti cartoni, perché da lì è nata una collezione vera e propria, lasciando stare che qualcuno, forse due, ho saltato, ma non è stata colpa mia, perché non sono arrivato in tempo, ecco, ad acquistare i pacchi doppi delle merendine Kinder e Ferrero. Essendo stato appunto il primo, avendo una canzone del genere, terzo posto se lo merita. Se avesse avuto una storia anche bella, forse meritava anche il secondo posto, ma meglio così. Al secondo posto, al numero 2 abbiamo gli Straspeed. Perché al numero 2? Perché allora c'è una storia interessante, sempre vabbè, divisione buoni e cattivi, però questa volta c'è una trasformazione, alcuni buoni che diventano cattivi e che poi ritornano ad essere buoni. E devo dire che questa avventura, essendo l'ultimo cartone ufficiale della Kinder, perché il vero ultimo in realtà era una promozione a un cartone barra serie, quindi questo, diciamo, conclude, ecco, tutta la serie di cartoni animati della Kinder, e ha delle canzoni anche carine, devo dire, all'interno del cartone. Però qui si ritorna un po' alle origini, ovvero che il finale non ha più una canzone, ma bensì la presentazione dei personaggi classico fatto da Puffete. Ed è lì che perde un pochettino. Però poi, ricordando un po' tutto quello che hai visto, comunque dici, ma sotto sotto non è un cattivo cartone. Merita, ecco, la seconda posizione. Anche se ero indeciso se mettere i Magicanti secondo
e gli Straspeed terzo, però poi ho pensato, toh, Straspeed comunque dura un pochino di più, ha una qualità leggermente maggiore, quindi seconda posizione se lo merita, però non ha quella cosa che ti dice, toh, è da prima posizione. Ciuccio, Corsaro Zero, Puffete che ritorna, Barone Rozzo, Aquila Sbandata, Jungle Jesi, Sette Vite, Alpha Star, Nerino, Attilo, Billy il Bello, Savania. Già capiamo un po' il mood di questo cartone. Questi personaggi provengono da una giostra che prende vita, quindi i personaggi prendono vita. Guarda caso, ecco, sono tutti tematici, ognuno ha il proprio tema. E anche appunto Corsaro Zero proviene da un'attrazione. Gli unici personaggi che provengono dalla vita reale sono Puffete, Sette Vite e Ciuccio. Sì, questa volta hanno deciso di mettere un personaggio della realtà, mettiamo tra virgolette, che non parla, un neonato. Una scelta bizzarra, ma che comunque, dai, è piaciuta. Ma arriviamo alla prima posizione. Chi potrebbe mai esserci alla prima posizione? Loro. Beh, non li abbiamo citati. Chi può rimanere? Gli animotosi. Allora, prima di tutto, perché una volta arrivata alla fine, con la canzone finale, ti viene proprio il magone. Tu dici, cazzo, è finita. È finita questa avventura. Non è un'avventura super emozionante, però comunque ti tiene incollato allo schermo. È una bella storia comunque, tutto sommato. Non è una storia cattiva. Non si può definire ai livelli degli Scatenini, oppure a livelli, non lo so, dei Magotti, che è molto infantile come storia. Questa non è male, sempre divisione tra buoni e cattivi, come sempre. E chi abbiamo? Rumbo, Scooty, Shoppy, Ruoti, Potipot, Grass, Dedo, Fofì, Scarburon, Neni, Mortisa, Baubrum, Carti e Sfango. Più o meno penso che lo sapete la storia, non lo sapete? Bene, in poche parole, qua, essendoci appunto una divisione tra buoni e cattivi, quando Dedo e Fofì vengono, ecco, catapultati in questo mondo, involontariamente, per via di un giochino che non dovevano girare troppo le chiavette perché si è aperto un varco spazio-temporale, non si è capito. Un bordello è successo. Sono stati catapultati in questo mondo degli animotosi. E appunto Dedo va con i buoni e Fofì viene presa dai cattivi. Quando appunto entrambi hanno scoperto, ecco, questa cosa delle chiavette, il potere delle chiavette, uno voleva diventare il super malvagio e qualcun altro voleva utilizzarlo per il potere. Si gareggia poi per chi deve appunto avere questa chiavetta. E guarda caso, chi vince? Chi vince è il buono. Ma il cattivo tenta di rubare la chiave, ma sbaglia, perché invece di diventare il più grande cattivo di sempre, viene trasformata in una miniatura, guarda caso. E giustamente i buoni vincono e Dedo e Fofì vengono ritrasportati nella loro vita normale. Guardando poi tutti i pupazzi di quel gioco, loro sono all'interno. E devo dire che sia per la canzone, sia per il cartone in sé, che credo sia stato il mio secondo barra terzo cartone della Kinder che ho ricevuto, forse il primo in DVD, se non vado errato, DVD barra CD, perché ancora non era stato ideato il DVD vero e proprio, ma era un CD, ecco, strutturato in maniera diversa da un DVD vero e proprio. Devo dire che è stato uno di quei cartoni che non so quante volte l'ho rivisto, ma mi è piaciuto sempre. Rispetto ai Lampaclima, che a una certa ho detto basta. Quindi la prima posizione per me se lo merita con tutto il mio cuore. È uno dei cartoni che ogni volta che rivedrò quella canzone finale, forse un po' di nostalgia mi ritornerà. I bei tempi che non torneranno mai più. Mai rifaranno una cosa del genere, se la Kinder rifarà mai una cosa del genere, o se qualche altra azienda vorrà produrre film animati e videogiochi, ecco, a tema. Però è stato bello vivere questa avventura all'interno dei cartoni animati della Kinder, dove tu dovevi perfettamente forza collezionarli tutti, perché se no ti perdevi un qualcosa che poteva rimanere negli annali. Che cosa non sanno le generazioni di adesso? I bei tempi. Che dire, signori? Io direi che per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Ovviamente lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti i social, che vi lascio il tag qui. E noi ci vediamo ad una prossima top, se mai ci sarà. Ditemi nei commenti quale sarà la prossima top 10.